Serafino, utero. Ieri sera, porta a porta con il problema della fecondazione artificiale e utero in affitto. Durante la notte il problema mi è stato mostrato dal punto di vista spirituale. Serafino, il problema per noi non esiste. Ti dirò di più, da noi non esiste alcun divieto. Le leggi degli uomini sulla Terra sono destinate a cambiare in continuazione perché sono fatte dagli uomini che vivono in questo momento storico, dalle leggi tribali alla vostra presunta legge democratica. Certo, non è possibile pensare che sulla Terra in questo momento viga completamente il nostro principio. Se avessero abolito la pena di morte nel giorno della Pasqua, il Cristo non sarebbe morto quel giorno in quella maniera. La vostra presunta etica è una linea che continua a crescere in rapporto all'avvento di spiriti evoluti. Nemmeno loro possono andare oltre perché la realtà che li circonda non sarebbe in grado di accettare la nuova etica. Non siete molto lontani dal cannibalismo. Ancora oggi vi sono dei popoli che mangiano i loro morti. La loro è l'etica della vita, della sopravvivenza della specie. Li mangiano per fede e sacrificano per fede. Anche voi, dotti, applicate le stesse leggi. Dal mio punto di vista non siete molto lontani da loro. Certo. Voi credete di fare la cosa più giusta e quindi emanate delle leggi per proteggere voi stessi da un cambiamento etico troppo veloce. Ma ciò che è giusto per voi ora, qualche anno fa, veniva condannato. Il cammino dell'etica è la tolleranza senza ledere la libertà altrui e senza esserne leso. Lede forse la vostra libertà un utero in affitto? E allora cos'è che vi turba? Prima vi turbava la fecondazione artificiale sugli animali, poi sugli uomini, ed ora siete indignati per un utero in affitto. In California lo fanno già. Voi siete ancora all'etica dell'inseminazione artificiale, mentre altre comunità sono già andate oltre. La loro etica è un passo avanti a voi. Vi preoccupate di queste sciocchezze per nascondere la vostra ipocrisia dietro un perbenismo offensivo per tutte quelle persone che davvero soffrono. Di loro, quando ve ne occuperete? Non paga? Voi negate la vita e permettete la morte. I vostri fratelli mangiatori di carne umana non hanno ancora perso il senso della sopravvivenza. Voi la state dimenticando. Maschio o femmina? Qualche tempo fa mi trovai ad assistere ad una discussione umana che trattava l'argomento della fecondazione collegato al problema del sesso del nascituro. La scienza non era in grado di spiegare come mai la popolazione terrestre si divide in maschi e femmine, quasi in ugual misura. In quel momento decisi di intervenire portando il mio contributo. Pitcairn è senza dubbio un ottimo esempio per far capire come stanno effettivamente le cose. Su quell'isola, un uomo e una quindicina di donne diedero origine ad un nucleo composto di 160 persone divise equamente in maschi e femmine. Lo spermatozoo maschile è più veloce, quello femminile è più resistente. Lo spermatozoo maschile brucia le sue energie in un tempo breve, perché è nella caratteristica maschile. La forza immediata. La donna non può dare 100 figli a 100 padri, ma un uomo può dare 100 figli a 100 madri. Partendo da questo presupposto, è chiaro che la natura abbia sviluppato delle strategie per non andare contro la legge di sopravvivenza della specie.
Siccome è lo spermatozoo del padre a determinare il sesso, significa che all'interno del corpo del padre che avviene la selezione. Si è notato che l'estro o ovulazione tende in un gruppo di donne isolate dagli uomini a concentrarsi nello stesso periodo. L'odore ha livellato l'ovulazione. Perché? Semplicemente per impedire incesti futuri qualora si presentasse un unico maschio. La superattività del maschio per fecondare quelle 100 donne dà origine ad una iperproduzione di spermatozoi recanti la notizia maschio. Se arriva un'orda di barbari e violenta tutte le donne, avranno una probabilità su 10 di rimanere incinta senza il supporto futuro del loro maschio. Se avessero l'ovulazione lo stesso giorno e fossero fecondate contemporaneamente, dovremmo supporre che tutti i loro figli saranno maschi, a meno che non vi siano altri elementi che determinano il sesso del nascituro. Mentre la donna è fermina solo 3 giorni, l'uomo lo è sempre. Per la sopravvivenza della specie necessita, nel caso di un uomo con 100 donne, che la produzione di spermatozoi maschili sia favorita più di quelli femminili. Da queste 2 regole applicate, la sopravvivenza della specie è garantita. Se la madre potesse scegliere il sesso del nascituro, farebbe solo femmine. Perché? Per non essere fecondata dal figlio. L'istinto femminile ha creato le regole del gioco. L'incesto è vietato dalla legge di sopravvivenza della specie. E l'uomo, di quale sesso vorrebbe suo figlio? Femmina. Se dipendesse dai desideri dei genitori, la razza umana ritornerebbe ermafrodita. Il processo evolutivo nasce ermafrodita. L'incesto è sempre esistito ed esisterà sempre, è una delle prime ed ultime possibilità che la razza ha per sopravvivere a tutti i costi. Se la femmina all'inizio della evoluzione voleva delle femmine, poi ha voluto dei maschi. Ora che l'uomo è stato relegato a fecondatore, vuole di nuovo delle femmine, per affermare la superiorità della categoria. Le femmine sono la causa delle lotte fra maschi. Ogni maschio usa ciò che ha per avere un branco di femmine tutto per sé.